Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo in zona ex zuccherificio dove tra qualche istante prenderanno l'avvio per l'inaugurazione di una nuova attività. E stiamo parlando del Pesciutta, cuoco di mare, e appena smesso di piovere, un raggio di sole sta illuminando questa giornata, quindi che sia di buon auspicio. Siete curiosi? Venite con noi! Sono in compagnia dell'uomo della longevità azzurra che oggi inaugurerà il suo ennesimo locale, poi glielo chiederemo. Diamo il benvenuto a Marco Pezzolesi. Ben arrivato. Grazie, ben arrivati anche voi. Sì, Pesce Azzurro dopo 45 anni ormai di successi nella città di Fano prima e poi replicati anche in altre città della Riviera Adriatica e anche in altre regioni, nell'Emilia Romagna. E dopo diciamo, le difficoltà, come tutti, della pandemia, in particolar modo noi che con l'assembramento abbiamo avuto problemi particolari, poi il caro energia, oggi dopo che il 2023 ha dato un segnale di ripresa, oggi Pesce Azzurro rilancia con un nuovo format, che è appunto questo, dove ogni giorno, sempre ristorazione ovviamente di pesce, dove ogni giorno diamo la possibilità di scegliere tra varie opzioni. E diciamo che è nata l'idea dal fatto che noi già produciamo dei sughi pronti di pesce e che vengono venduti sia all'interno dei ristoranti quanto in vari negozi anche della grande distribuzione, non solo delle Marche. E da qui l'idea quindi di dare varie opzioni tra varie tipologie di primi, quindi pasta asciutta e pesce, da qui la definizione di Pesciutta. Esatto, il nome è proprio tratto da questo combinato di due esigenze. È nato da qui e che poi viene identificato Pesciutta anche nella figura del cuoco di mare, che poi rappresenta un po' quella che è la tradizione marinara della nostra cooperativa pescatori, Commerpesca, della quale noi siamo orgogliosamente figli della cooperativa, quindi la nostra madre è la Commerpesca. E quindi oggi ci accingiamo a inaugurare questo primo Pesciutta, che riteniamo sia appunto il punto zero, per poi da qui lanciare questa possibilità, speriamo che possa avere successo anche in altre parti d'Italia con contratti di affiliazione in franchising. La scelta di questo location? Sì, questa è una zona diciamo che può abbinare anche l'interesse della zona industriale, quindi chi lavora da queste parti sicuramente si può avvalere di questo punto dove, ripeto, dicevo, c'è una sana concorrenza, che questa è sempre positiva, ma non di pesce, e ovviamente tenteremo, questo al giorno dicevo c'è una vivacità abbastanza presente, mentre la sera è una sperimentazione che faremo e vedremo se riusciamo anche a portare avanti un'attività serale. C'è la possibilità anche di un dry point? Sì, in effetti, come accennavo, qui si potrà fare il pranzo, si potrà fare la cena e anche l'aperitivo pomeridiano, quindi si può consumare sul posto, anche se ahimè i posti a sedere sono pochi, quindi la ristorazione sul posto diciamo non è per grandi numeri come per il Pesce Azzurro, però c'è anche la possibilità di fare l'asporto e anche un comodissimo drive che oggi in effetti è abbastanza apprezzato dalla clientela. Quindi noi puntiamo molto sul drive e molto sull'asporto, per consumare sul posto purtroppo abbiamo pochi posti perché abbiamo ideato appunto un format così piccolo che si presta meglio per le grandi città. Sicuramente la mission, l'idem sentire, lo si sente anche in questa nuova attività, ma come ha detto lei un format un po' diverso per dare anche la possibilità di sentirsi in una grande città nella nostra provincia. Ma anche il discorso di avere pochi posti, di dare la possibilità anche magari agli uffici, ai lavoratori qui intorno di venire a fare anche un aperitivo del mare, ma perché no? Certo, certo, ho dimenticato di dire che diamo quelle opzioni di 4-5 primi piatti di pasta con il pesce, ma abbiamo anche diversi fritti sempre di pesce, poi faremo anche la piadina di pesce, l'hamburger di pesce, pesce proprio del nostro mare Adriatico prodotto qui al porto di Fano. E
per i bambini che non vogliono. Noi cerchiamo di promuovere il consumo del pesce anche tra le nuove generazioni, però per quei bambini che proprio non ne vogliono sapere, abbiamo anche un burger, un baby burger di manzo con patatine fritte, e facciamo anche delle insalatone, chi proprio non ne vuole sapere tutti i giorni del fritto, insomma. Questa longevità azzurra, che poi l'ha definito l'uomo del pesce azzurro, la sua lungimiranza di portare il pesce azzurro a tavola, e dopo tutti questi anni, dottor Pezzolesi, le chiedo, qual è il successo del suo successo? A volte me lo chiedo anch'io, sinceramente, e anch'io mi stupisco, in effetti fuori dai nostri ristoranti vedere quelle file di persone interminabili, e a volte mi chiedo, ma se non ci fosse pesce azzurro a Fano in particolare, ma anche nelle altre città, ecco, tutte queste persone come potrebbero? Io penso che dare un prodotto di qualità, la giusta proporzione ovviamente tra qualità e prezzo è fondamentale, però anche la qualità ha la sua importanza. Il fatto che si riesce a fare anche in questi weekend, la domenica, cito l'ultima domenica, 1850 persone solo a Fano, insomma, è un segnale che si dà la qualità, il prodotto, insomma, così come il cliente merita, perché diversamente il solo prezzo, diciamo, non è sufficiente. Quindi diciamo che è la giusta proporzione qualità-prezzo. E allora in bocca al lupo, dottor Pezzolesi, e siamo curiosi di assaggiare queste specialità. Ok, buon assaggio, crepi il lupo, grazie. Silvia, oggi a Fano si inaugura una nuova realtà, una costola di pesce azzurro, ma qual è la novità che portiamo oggi a Pasciutta? Pasciutta è un format innovativo perché è rivolto soprattutto ad un pubblico dinamico, e rispetto a quello che possiamo dire che ha pesce azzurro è sicuramente adatto a tutti, un pochino anche ai giovani, per il fattore che ha tanto il drive, la sport, oltre al locale che ha 22 posti, quindi è piccolino. E io mi immagino una realtà di chi magari passando voglia portare un panino di pesce, un fritto, un primo al mare, oppure anche di chi ha magari una piccola pausa pranzo di un'ora e voglia mangiare qualcosa di diverso, spendendo naturalmente sempre un prezzo contenuto e consono. Quindi questa cosa del qualità-prezzo rimane, questo idem sentire rimane anche in questa nuova apertura? Esattamente, non abbiamo un menu fisso, ma ogni piatto ha un prezzo specifico. Il menu è un pochino più elaborato perché comunque abbiamo piedine di pesce, hamburger. I primi li manteniamo, ma abbiamo i sughi a rotazione, quindi abbiamo la possibilità di scegliere una pasta e abbinarla al proprio sugo. E infine abbiamo i fritti, che sono un po' i piatti forti anche del pesce azzurro, e qui invece li abbiamo appunto anche nella versione più smart, da portare via, mangiarseli magari sotto l'ombrellone, un pochino un immaginario appunto più veloce. Più veloce di una grande città, dinamica, sempre in movimento. Esatto, noi abbiamo puntato nuovamente su Fano perché crediamo molto, e poi anche perché le nostre origini sono fanesi, e quindi tenevamo a dar qualcosa di più a questa città che appunto magari come il servizio drive non in tanti ad oggi ne dispongono. E anche la scelta dei colori è un'immersione in un mare azzurro, e anche la posizione, che è strategica, è tutto un po' più raccolto, ma questo non significa che non ci sono delle novità anche nel menù. Abbiamo parlato di fritti, ma c'è anche qualche news? Sì, abbiamo un hamburger di pesce veramente alternativo, perché è pesce dell'Adriatico ed è possibile appunto comporlo con la propria salsa, ed è un piatto che, testandolo sui nostri dipendenti, perché naturalmente siamo arrivati all'apertura grazie anche a loro, è stato veramente tanto accolto positivamente, e speriamo che possa piacere un po' a tutti. Silvia, c'è possibilità anche di acquistare dei prodotti già preparati e di sughi, vedo qualcosa, anche qualche bottiglia di moretta col vostro logo, giusto? Esatto, e abbiamo replicato anche in questo format la moretta, che è un tipico liquore fanese, oltre a 4 sughi che è possibile acquistarli direttamente qui e portarseli a casa, oppure anche come gadget da regalare. E quello che ci tenevo a dire sono le aperture,
che sono dal mercoledì alla domenica, dalle 11:15 alle 15 e dalle 17:30 alle 23. Quindi sì, abbiamo anche un servizio serale e la cosa infine molto interessante è che per chi vuole magari acquistare una bottiglia di vino alle 22 non sa dove andare, può venire qua, ritirarla direttamente al drive e berla a casa. È vero che dentro i posti sono abbastanza contingentati, ma fuori c'è un meraviglioso spazio all'aperto da poter utilizzare. Sì, abbiamo un dehors che è molto accogliente e ha 36 posti, quindi per chi magari, soprattutto nel periodo estivo, vuole mangiare all'esterno, avrà anche questa possibilità. Silvia, qual è secondo te l'asse vincente di questo format Pesce Azzurro? Secondo me la semplicità, la velocità e soprattutto il fattore di essere molto postabile, sono onesta. Tanto oggi i social sono parte fondamentale della nostra vita. Avendo curato ogni aspetto dall'arredamento all'oggettistica che comunque fa parte, eppure anche il logo che comunque è molto riconoscibile, secondo me per chi ama anche il mondo social troverà qualcosa di veramente rivoluzionario. Silvia, c'è stata qualche difficoltà per l'apertura di questo locale? Come in tutti i locali ci sono difficoltà, qui sicuramente sono state tante perché appunto avendo uno spazio molto contenuto è stato studiato in ogni dettaglio, quindi non potevamo perdere niente. E la difficoltà grande comunque è innanzitutto cercare di combinare la praticità e funzionalità all'estetica e pensiamo di esserci riusciti, però posso dire che secondo me anche chi verrà a trovarci avrà un riscontro molto positivo. E quindi vi aspettiamo. Esattamente. Camilla, oggi è l'inaugurazione di questo meraviglioso locale e conoscevi già la proprietà o per te è il primo giorno in questa nuova realtà? No, io da gennaio che lavoro al Pesce Azzurro a Fano e durante queste settimane siamo stati qui ad organizzare, diciamo, il locale, tutta la preparazione, quindi oggi è un bellissimo giorno per tutti noi. Quindi farai dei serai al bar, preparerai qualche altra cosa? Esatto, saremo al bar perché abbiamo deciso anche di offrire il servizio di aperitivo, quindi prepareremo drink e abbiamo anche un'ottima selezione di vini e insomma mi occupo del bar. È un drink adesso? Se ti chiedessi un drink cosa mi prepareresti? Ti preparerei un gin tonic perché oggi l'ansia è tanta. E allora buon lavoro. Grazie, grazie mille. Cosa sta gustando in questo momento? Ma un fritto misto di gamberi, olive alla scolana di pesce, eccetera. Il fritto è sempre una formula vincente, vero? Sì, decisamente, anche se vista l'età comunque non dovrei, ma... E allora, buona degustazione. Grazie, buon lavoro. Presidente Leruzzo, l'apertura di questa nuova attività, simbolo della tradizione marinara fanese e difesa e protetta dalla cooperativa Comarpesca. Sì, è un'attività che fa parte proprio dei progetti cooperativi di mettere in filiera dalla produzione al consumatore. Questo vuol dire da una parte un minor costo per il consumatore e dall'altra maggiore ricchezza per chi produce. Anche la scelta di mantenere un prezzo cooperativo, questo è sinonimo di una collaborazione, di un idem sentire che rappresenta proprio la Lega Coop. Sì, perché quando si fa una filiera per cui i produttori sono agganciati con chi vende al pubblico, in questo caso al consumatore, si possono ottenere prezzi migliori e questo vuol dire prezzi popolari per tutti quanti, più un alimento di qualità quale il pesce. Stefano, oggi Fano si decreta con questa apertura, con questa nuova apertura, un'attività florente per quanto riguarda il discorso della pesca. Intanto ogni nuova apertura e una nuova attività che emerge in questo momento anche di crisi complessiva mondiale, di difficoltà diffusa, è un forte segnale di orgoglio, diciamo di fiducia verso il futuro e quindi è uno dei motivi che mi ha spinto qui. L'altro motivo ovviamente è il rapporto che io ho con, anche personalmente, con chi apre questa attività, il mondo della Comarpesca, il mondo della pesca, il mondo del pesce azzurro che ha caratterizzato la storia un po' di questa città.
la pesca ha caratterizzato la storia proprio anche culturalmente della nostra città, del nostro territorio. Quello del pesce azzurro ne ha caratterizzato le peculiarità principali, proprio quella, il contatto con il popolo, diciamo così, con la massa, promuovendo ottimi prodotti, oltretutto che fanno anche molto bene, perché il pesce fa molto bene. E in questi decenni il pesce azzurro ha portato avanti, diciamo così, proprio un'attività che ha dato lavoro, che ha fatto conoscere la nostra città anche all'esterno, ha fatto conoscere i prodotti tipici del nostro territorio anche all'esterno, ha avuto momenti di difficoltà, l'ho ricordato anche prima, quando andò completamente perduto a fuoco, io ero sindaco all'epoca, e nel giro di pochissime settimane abbiamo messo in campo una variante, un'attività che ha potuto rimettere, diciamo, avere le condizioni per ricostruire, per addirittura farlo ancora più bello, ancora più ampio, ancora più accogliente, ed oggi vediamo un nuovo punto vendita, un nuovo punto ristoro, un nuovo punto che caratterizza questo mondo anche qui nell'area periferica della città, non esattamente diciamo sul lungomare, ma nell'area periferica della nostra città. Vuol dire che c'è voglia di fare, coraggio di fare, volontà di fare. Si è appena conclusa l'inaugurazione del nuovo locale Pesciutta, il taglio del nastro, e adesso è arrivato il momento di degustarci queste specialità, e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV e buon appetito!